Ciao ragazzi, oggi parliamo dei poligoni iscritti e circoscritti a una circonferenza. Avete qua il disegno, vi do subito la definizione. Allora, un poligono si dice inscritto in una circonferenza se tutti i suoi vertici appartengono alla circonferenza. Inscritto vuol dire scritto dentro la circonferenza e come vedete questo poligono è inscritto proprio perché tutti i suoi vertici, nessuno escluso, sono punti della circonferenza. Un poligono invece si dice circoscritto a una circonferenza se tutti i suoi lati sono tangenti alla circonferenza. In questo caso abbiamo che il poligono è circoscritto, cioè è scritto fuori, disegnato fuori, ma in che modo? In modo che i suoi lati siano tangenti, tutti i suoi lati siano tangenti. Vedete qui abbiamo i punti di tangenza alla circonferenza. Quindi in pratica, nel caso dei poligoni iscritti abbiamo l'idea del lato come secante e nel caso dei poligoni circoscritti abbiamo l'idea dei lati come tangenti. Vi leggo quello che ho scritto sotto. Allora, ricordiamo che non tutti i poligoni possono essere iscritti o circoscritti a una circonferenza. Ad esempio, un trapezio scaleno o un rombo non possono mai essere iscritti. Un rettangolo si può sempre iscrivere in una circonferenza, ma mai circoscrivere. I poligoni regolari si possono sempre iscrivere e circoscrivere, eccetera, eccetera. Quindi, per ogni figura, noi dovremmo analizzare caso per caso se la figura geometrica, il poligono, è iscrivibile o circoscrivibile a una circonferenza. Quindi adesso le situazioni sono tantissime, quindi non possiamo affrontarle tutte. Io ve ne propongo alcune e soprattutto vi invito anche a provarci anche voi. Adesso vi faccio vedere qualcosa, ma poi voi aprite GeoGebra e provate a utilizzarla e lavorare con questo concetto di poligoni iscritti e circoscritti. Allora, partiamo dalla prima situazione. Abbiamo qui i poligoni regolari. Guardate. Io adesso, muovendo questo slider, questo n è il numero dei lati. Vedete, adesso n uguale a 3, ho il triangolo equilatero, che è il triangolo regolare. Se aumento il numero di lati, passo al quadrato, poi c'è il pentagono e l'esagono e così via. Posso arrivare fino a 30, anche di più potrei, ma in realtà, dopo un certo numero di lati, io non riesco neanche quasi più a distinguere il poligono dalla circonferenza e non ha molto senso provare a disegnarlo. Quindi torniamo un po' indietro. Benissimo. Allora, cominciamo dalla circonferenza circoscritta, ok? Quindi in questo caso il poligono è inscritto. Vedete questo gioco di parole, la circonferenza è circoscritta, il poligono è inscritto. Nel caso dei poligoni regolari esiste sempre una circonferenza che è circoscritta al poligono, cioè un poligono regolare si può sempre iscrivere a una circonferenza. Tanto è vero che nel disegno tecnico, voi lo sapete, per disegnare un poligono regolare io ho sempre bisogno di partire dalla circonferenza e su quella circonferenza io disegno tutti i vertici del poligono regolare. Quindi i poligoni regolari sono sempre iscrivibili in una circonferenza. Vediamo adesso la circonferenza inscritta, cioè ci chiediamo se il poligono è circoscrivibile a una circonferenza. Il poligono, se è regolare, è sempre circoscrivibile ad una circonferenza. Come vedete, io sposto il numero dei lati, ma la circonferenza, eccola lì, e ecco anche lì il poligono regolare. Passiamo alla seconda figura geometrica importante, che sono i triangoli. Eccoli qua. Partiamo dalla circonferenza inscritta, quindi un triangolo è circoscrivibile ad una circonferenza? Bene, sì. Un triangolo qualsiasi è sempre circoscrivibile ad una circonferenza. Quindi adesso io vedete muovendo e disegnando tutti i triangoli che voglio, ma c'è sempre una circonferenza che cambia, naturalmente non è sempre la stessa, una circonferenza che però è iscritta all'interno del triangolo. Vedete qui ho il triangolo rettangolo, qua più o meno isoscele, qua ce l'ho ottusangolo, questo è anche questo è rettangolo e così via. Comunque per i triangoli questa possibilità di essere circoscritti a una circonferenza è sempre possibile. Vediamo la circonferenza circoscritta, cioè ci chiediamo se un triangolo si può sempre iscrivere in una circonferenza. Beh, come potete immaginare, anche qui la risposta è sì. Io posso sempre disegnare la circonferenza circoscritta al triangolo. Quindi, dati 3 punti, io posso sempre disegnare una circonferenza. Vedete, posso girarla come voglio, però la circonferenza c'è sempre.
E questo è il motivo per cui i triangoli sono così importanti, perché hanno questa caratteristica, insomma, che in molte situazioni può essere utile. Passiamo adesso al rettangolo, che è una figura molto semplice, quindi un rettangolo si può sempre inscrivere in una circonferenza. Benissimo, la risposta è sì. Guardate, adesso disegno una circonferenza. Il centro di questa circonferenza, in modo molto intuitivo, è l'incrocio delle due diagonali. Se io traccio le diagonali qui, proverei anche a disegnare una, ormai che ci sono, giusto una, non tutte e due. Vedete, passa per quel punto che è il centro del rettangolo, il centro di equilibrio, il centro del rettangolo, ma è anche il centro della circonferenza. Scusate che ho sbagliato, è anche il centro della circonferenza circoscritta. Quindi un rettangolo si può sempre inscrivere in una circonferenza. Non solo, la diagonale del rettangolo è il, ditelo voi, il diametro della circonferenza. Ok, la diagonale del rettangolo inscritto è la diagonale della sua circonferenza circoscritta. Proviamo a cambiare un attimo le cose e trasformiamo questo rettangolo in un quadrato. Questa non mi serve. E disegniamo la circonferenza circoscritta. Allora, la diagonale del quadrato ovviamente è il diametro della circonferenza, quindi la diagonale del quadrato è la metà, è il doppio del raggio. Se io voglio calcolare il lato di questo quadrato, posso applicare il teorema di Pitagora usando questo triangolo rettangolo. Vedete, questo qui è un triangolo rettangolo e io con i due raggi, raggio alla seconda più raggio alla seconda radice quadrata, ottengo il lato del quadrato. Quindi se ho il diametro o il raggio della circonferenza, io posso sempre calcolarmi il lato del quadrato. Ok, torniamo indietro e vediamo se posso disegnare la circonferenza inscritta all'interno del rettangolo. Benissimo, io devo trovare una circonferenza che sia tangente a tutti e quattro i lati. Capite bene che non è possibile già dal disegno. Io vedo che non ci riesco. Proviamo a fare così, vedete. Questa circonferenza, questa la tolgo così non ci dà fastidio. Questa circonferenza tocca tre punti, tocca tre lati del rettangolo, ma non il quarto, e non ci riuscirà mai. Nessuna circonferenza dovrei usare una circonferenza deformata. Quindi, ricapitolando, un rettangolo si può sempre inscrivere in una circonferenza, ma mai circoscrivere. Benissimo, torniamo a dove ero prima, perché, no, scusate, sto facendo un po' di confusione. Torniamo al quadrato, disegniamo la circonferenza inscritta adesso, perché volevo proprio concentrarmi sul quadrato stavolta, e cosa diciamo del diametro o del raggio della circonferenza? Benissimo, in questo caso il diametro è uguale al raggio, il diametro della circonferenza iscritta è uguale al raggio del quadrato. Bene, adesso io dovrei continuare a parlarvi di altre figure geometriche, per esempio il trapezio isoscele, il trapezio rettangolo, il rombo. Vediamo un po' il rombo. Allora, il rombo si può sempre, vediamo se riesco a disegnarla, non ci riesco, ma insomma, si può sempre circoscrivere a una circonferenza, vedete, ma non si può mai inscrivere. Infatti adesso se io provo a disegnare una circonferenza che passa per tre punti e gli dico passa di qua e anche di qua, lei c'è, ovviamente esiste, però questo vertice qui non sta sulla circonferenza, quindi posso circoscrivere il rombo ma non iscriverlo in una circonferenza. Come vi dicevo, provate voi con il trapezio rettangolo e con il trapezio isoscele e mi saprete dire.
Ciao ragazzi, provate a giocare con questa applicazione. Ciao ragazzi.